Ciao amiche e ciao amici, cosa rende sensuale una donna? Molte donne credono che sia la bellezza, l'estetica a rendere una donna sensuale, per cui impiegano molte delle loro energie a cercare di migliorare l'aspetto estetico, talvolta ricorrendo anche a chirurgie estetiche o comunque cose di questo genere. In realtà, diciamo, la bellezza, tra virgolette, estetica, può in piccola percentuale rendere sensuale una donna, perché ci sono molte donne che non so, non hanno i tratti caratteristici della bella donna, magari hanno un naso eccessivamente pronunciato, oppure altri particolari, magari sono anche leggermente in sovrappeso, non sono molto alte, per dire, hanno, diciamo, invece una sensualità marcata, una sensualità spiccata, perché ciò che rende sensuale una donna non è tanto l'aspetto fisico quanto la libido che emana, l'energia femminile che emana. E l'energia viene emanata dalla dinamicità del corpo, dal movimento del corpo, dal modo di esprimere la propria femminilità, cioè tutto ciò che la differenza, non tanto nell'abbigliamento quanto nelle modalità comunicative rispetto ad un maschio, la rende sensuale e la rende seducente. Quindi una donna, per aumentare la propria sensualità e la propria seduttività, deve prestare attenzione a come comunica, allo sguardo, alla gestualità, alla postura che utilizza. Lo sguardo deve essere, ad esempio, non deve essere quasi mai uno sguardo diretto, molto meglio uno sguardo un po' dal basso verso l'alto, o dall'alto verso il basso, o uno sguardo comunque laterale, perché diciamo, dimostra da un certo punto di vista una differenza, ad esempio, rispetto allo sguardo maschile, che tende a essere più diretto, pronunciato. Quindi per la donna invece tutto ciò che è indiretto, tutto ciò che è sfumato, aumenta proprio la sensualità. Dovrebbe anche nella postura cercare di essere morbida, perché donne molto rigide, alcune sono seduttive, cioè agganciano uomini che vanno alla ricerca di un maschio, diciamo, che hanno una spiccata omosessualità e vanno a cercarla in una donna maschio, diciamo, con spiccati tratti maschili, perché ci sono donne anche molto belle esteticamente, ma che hanno una rigidità nel modo di fare, nel comportarsi, che le rende molto simili ad un maschio. E hanno anche questo tipo di donne, vivono anche la sessualità in modo molto maschile, in modo, come dire, molto aggressivo, per cui anche lì inibiscono molto il maschio, perché il maschio anche nella sessualità va a cercare comunque la femminilità, va a cercare ciò che è la differenza, diciamo, rispetto ad un maschio. Una donna molto aggressiva, tende a inibire, tende a non essere giudicata sufficientemente femmina da quel punto di vista lì. Per cui è importante per una donna, e in realtà, diciamo, sono meccanismi appresi e che quindi si possono modificare. È importante imparare a modificarli per una donna, perché fa subito fare un salto di qualità nelle relazioni, perché la sensualità in realtà è veramente ciò che attira, perché oltre ad essere un'attrazione di tipo sessuale, è anche un'attrazione di tipo emozionale, perché va a stimolare proprio l'emotività dell'uomo, l'emotività del maschio, per cui è veramente da non sottovalutare. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. In più, iscriviti al canale. Ciao!